Buonasera a tutti, ben ritrovati, puntata numero, e eh, qui siamo all'incognita perché fra poco arriveremo alla puntata numero 700, con Fabio Fiaschi abbiamo un po' parlato perché lui è quello che poi alla fine ha il conteggio vero e effettivo, comunque eh, 696 per questa sera, questa è almeno la mia versione, ma poi vedremo, in ogni caso quello che è sicuro è che ci avviciniamo sempre di più alla puntata numero 700 che sarà celebrativa. Per questa nostra quindicesima stagione di trasmissioni facciamo vedere subito la rivista di questo maggio di Runners e Benessere, eccola qua con l'alta telecamera la andiamo a inquadrare, con eh, tutti i calendari delle gare naturalmente, oltre che tantissimi servizi, tantissime rubriche come sempre e i risultati, le immagini, le foto di tutte le gare che sono accadute, che sono successe, le principali almeno nel mese di... Aprile, ma eh, dobbiamo aprire questa puntata con eh, la notizia di Daniele Meucci che ha vinto, eccolo qua, la maratona di Rimini con il tempo che è 2 ore e 16 più qualche secondo e, ed è soprattutto il minimo per la partecipazione ai mondiali del prossimo agosto. Daniele Meucci era partito per fare un semplice allenamento. Eh, ha così dichiarato, un po' una decisione un po' fatta presa all'ultimo momento, forse, ma forse anche no. Però in ogni caso doveva essere un allenamento. Ha fatto anche il minimo, così si è tolto un bel peso, perché non, non ha più da pensare a fare altre maratone da qui ad agosto ai mondiali di Londra. Tra l'altro passaggi. In un'ora e zero nella prima parte, possiamo pure togliere le immagini. Abbiamo visto ormai Daniele Meucci. E un'ora e zero nella seconda parte della mezza maratona, quindi è andato addirittura un indifferenziale di due minuti a favore. Per cui diciamo, grandissima prestazione, tempo che non è certamente il suo primato personale però proprio fatto tranquillissimamente così si è tolto il peso della qualificazione mondiale adesso potrà prepararli al meglio in bocca al lupo di Daniele Meucci parliamo anche nelle immagini che stanno per partire perché parliamo della Stracarrara del 22 aprile le riprese sono di Isolina Mazzoni questa edizione praticamente sui generi su una tantum di questa manifestazione che solitamente si svolge appunto su strada ma quest'anno si è svolta in pista con lo stesso nome con la stessa ormai il marchio ormai eh, che, che è celebre ed era campionato regionale open di dei 10.000 su pista con appunto meucci che era presente qui vediamo Daniele Melanini e Graziano Poli che sono speaker sono 5 le serie maschili, questa è la prima che eh, vediamo, poi vedremo le altre. Allora, direi di dare subito la parola prima di darla a Graziano Poli, che magari ci parlerà più tecnicamente ancora, a Francesco Pellegrini, che è un po' eh, così, il coordinatore della, della parte organizzativa, Parco al Piapuane e eh, APD Stracarrara, la polisportiva che poi si occupa non solo di atletica ma di altre cose di cui magari poi parleremo. Allora, Francesco, raccontaci. Questo evento, questa, questa, questa cosa sui generis, come è andata? Sì, buonasera a tutti, è stata una special edition, come la chiamiamo noi, questa edizione, non edizione della Stracarrara, eh, in pista e innanzitutto ringrazio la federazione che ci ha dato la possibilità di organizzare questo campionato e per noi è stato un onore portare, appunto, portarlo a Carrara. E far, far vivere questa giornata di sport sia agli atleti che sono venuti a correre a Carrara, sia appunto a tutti gli spettatori, appunto, che, sono, che, hanno, che hanno visto questo tipo di manifestazioni alla quale la nostra città non è forse abituata. E forse. Anche questo può essere un inizio diciamo, per portare manifestazioni importanti come quelle che sono state fatte il 22 di aprile a Carrara, con atleti veramente mh, di, di, di un certo livello che ci hanno onorato della loro presenza. E appunto per questo eh, mi avvicino anche ai tuoi complimenti da parte di tutta la Stra Carrara a Daniele Meucci, che ci ha onorato della sua partecipazione. Per noi è stato un grande onore avere un atleta di questo calibro a Carrara e lo ringrazio ancora da parte di tutta la nostra associazione, da parte della nostra organizzazione e appunto un complimento veramente da parte di tutta Carrara per questo risultato che ho ottenuto e quindi questo evento qua è stata un po' una novità per noi una novità importante che, eh, la pista alla quale non siamo abituati però devo dire che ci ha lasciato delle forti emozioni delle emozioni importanti e penso che la nostra associazione, anche in futuro, se ci sono le possibilità che la federazione ci darà fiducia un'altra volta, la potrà riproporre. Potrà riproporre perché consideriamo che sia importante, comunque, portare questi eventi in una, nella nostra città. Perché abbiamo lavorato tanto sulla strada, ricreando un po' quello che si era perso. Perché Carrara era stata importante vent'anni fa, trent'anni fa, aveva una nomea importante a livello di, 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 diciamo di, di, uh, di fama diciamo, per l'organizzazione delle corse e poi si era un po' persa questa tradizione. E noi in questi nove anni abbiamo riportato un, tante persone a appassionarsi del, delle corse su strada con la nostra manifestazione e questo potrebbe essere anche un inizio di riavvicinare anche tante persone su, alla pista perché comunque abbiamo visto i campioni che hanno partecipato però c'è stato qualche qualche amatore che si è avvicinato per la prima volta alla pista e ha provato la pista e l'ha trovata interessante, divertente, nella sua difficoltà perché è la distanza più lunga, eh, i 10 km in pista, 10.000, e quindi molto difficile anche da affrontare, non soltanto okay. da un punto di vista fisico, ma soprattutto da un punto di vista psicologico e di testa. E quindi devo dire che... Uh, per noi può essere la possibilità di portare una grande qualità come c'è stata, perché effettivamente devo dire che le emozioni che ho provato a questa Stracarara, non le ho provate nelle otto edizioni precedenti. Perché vedere correre questi atleti eh, veramente con questa naturalezza e con questa tecnica. È una cosa fantastica allo stesso tempo vedere questi ragazzi che provavano diciamo, a sfidare se stessi nella pista è stato veramente una cosa molto bella. Eh sì, siamo partiti con queste immagini, appunto, con la prima serie, quella diciamo un po' più eh, di età più avanzata, mediamente. Poi abbiamo visto la serie 2 con la vittoria di Atanas Craparo della Toscana Atletica Futura. Questa è la serie numero 3. Via, via, ci avviciniamo alla serie dei Big con eh, appunto la quinta serie maschile, quindi ben cinque serie, c'è stato anche il, il cambio di, di, di programma proprio apposta per accogliere tutti appunto tutto un pomeriggio dedicato a questi 10.000. Allora eh, qui mentre vediamo appunto Luca Lastraioli in testa a questo gruppo andiamo con, eh, con eh, Graziano per cominciare ad avvicinarci anche con le immagini al momento clou della gara maschile, poi avremo anche la gara femminile. Sì, buonasera a tutti. Niente, rivedere le immagini sicuramente è un bel vedere. Eh, il nostro intento, come ha detto Francesco, quest'anno era di dare un po' un, un brio a questa Stra Carrara. Eh, la Stra negli anni prima aveva cambiato location dal, appunto dal, dallo stadio di Carrara si era portata sul lungomare. E quest'anno, grazie appunto alla collaborazione con, eh, della mia società, del Parco Alpiapuani, insieme alla Stracarrara, abbiamo avuto la possibilità appunto, di portare questo 10.000 regionale. Come ben sai il 10.000 regionale è mh, organizzato in ogni regione il solito fine settimana e niente, abbiamo lavorato per eh, portare a Carrara, come si, come si diceva, come si parlava anche sulle varie riviste, un 10.000 di quelli, di quelli tosti, di quelli dove l'atleta poteva trovare i cosiddetti treni. Eh, devo dire che mh, già il numero di iscritti era molto elevato, oltre 100 i prescritti, e questo appunto, e qui devo ringraziare nuovamente anche la collaborazione del segretario della Federazione Regionale Massimiliano Sant'Angelo. Abbiamo dovuto appunto allungare le batterie, sono eh, 5 le batterie. Già la batteria che state vedendo, che era. La terz'ultima, la terza serie, esatto. corrono dei ragazzi di sicuro avvenire. Vedo appunto menzionato anche il locale Poletti, eh, gente vedo... che vince le gare. Ecco. Esatto, sì. È già un ragazzo molto promettente che corre già le mezze maratone nel tempo dell'ore 11, precisamente a Livorno. E qui eh, appunto sulla pista di Carrara, vediamo anche Siliano Antonini e Jacopo Boscarini che poi ha vinto la serie. Ecco l'arrivo di Poletti. Già questa batteria, l'arrivo di Luca Lastaioli era una batteria intorno ai 33 minuti, il che significa c'è a correre intorno ai 3.20-3.25. A Toscarini 31.47. Esatto. Quindi. E niente, poi via via, ora inizia quella che è la gara femminile. Nella gara femminile abbiamo visto come lo scorso anno si vede a Rubiera uno show veramente della, della ugandese del gruppo sportivo Lammari che veramente da sola ha impressionato. Eccola qua, la... pettorale numero 3. La ha in... well, tra l'altro, gara femminile, lo diciamo questa volta unica serie, quindi anche da questo punto di vista c'era un certo pathos. Subito con lei la uh, Mukandanga, la uh, ruandese eh, che corre per la Runner Steam 99, poi via via le altre, qui la Dore, insomma, anche in questo caso, gente che vince delle gare singole esatto. anche su strada, insomma. E veramente l'Ugandese è stata superlativa, ricordo che l'Ugandese con il tempo di Rupiera ha partecipato ai reggenti, alle recenti Olimpiadi in, eh, a Rio appunto in, in Brasile e, appunto, la gara femminile come la gara maschile era importante per la società, per il, le, poi quelle che sono la prova dei CDS che la prova dei CDS parte appunto con il cross che abbiamo Corsa a Gubbio, il 10.000 su pista e sarà poi la prova del 9 settembre, 10.000 su strada a Bergamo e la mezza maratona a Agropoli nel mese d'ottobre. E quindi niente, le varie società italiane, in questo caso parlo soprattutto nella gara maschile, hanno deciso di correre a Carrara. Infatti vedendo poi le varie, varie 10.000 regionali, le varie regioni, solamente si è corso abbastanza forte nelle marche, però devo dire che a Carrara è stato veramente un 10.000 di quelli non italiani di più che poi dopo assisteremo appunto alla partenza della gara dei 30 minuti, dove veramente c'erano i migliori atleti italiani e devo dire anche qualche atleta straniero che ha preferito correre nella batteria più lenta, alla fine poi è partita la batteria quella più veloce, la batteria dei 28-29 minuti, dove purtroppo ahimè un grande amico, in questo caso Daniele Melucci, ha dovuto abbandonare la gara, forse non era giornata, perché come ha detto Francesco, il 10.000 in pista è proprio la fotografia, cioè devi star bene, perché io... Personalmente ho un rammarico, non è un tempo nei 10.000 in pista, non l'ho mai fatti, però secondo me i 10.000 in pista è veramente una gara dove devi essere concentrato per 25 giri, è una gara veramente difficile, deve correre, come poi ripeteva anche Menarini, ognuno corre per, per un qualcosa, chi corre per la società, chi corre per il personale, chi corre per, per un qualcosa, sei lì a fare questo 10.000, forte o piano insomma che tu valga. E qui tra l'altro abbiamo visto l'arrivo femminile, c'è cioè quella 31,43, 32-44 per la Pumukadanga, Tiziana Gianotti prima delle italiane 37-42, e poi ancora Elena Bertolotti, anche lei della Tete Castello 38.09, Chiara Giachi, eh, Barbara Dore e Linda Nocentini e eh, via via le altre che hanno eh, chiuso. E qui siamo alla penultima serie la quarta degli uomini, esatto. quella tra l'altro numerosa anche in questo caso, che precede quella, quella club. Prima di andare a commentare questa e poi anche la successiva soprattutto ovviamente, Francesca, eh, scusate, Romina, Romina Menconi eh, che ha un po' eh, coordinato anche il collaterale, ovvero tutti i supporti per la manifestazione, ci dà la sua, la sua testimonianza e la sua sensazione di questa giornata. Buonasera a tutti, anche quest'anno ho curato diciamo, il, il settore del marketing della nona edizione della Stracarrana. E è stato un pochino più difficile inizialmente nel senso che noi abbiamo fatto l'edizione precedente risale a poco tempo fa al, al 18 di settembre 2016 quindi insomma ri ritornare tornare... dagli sponsor eh. ri diciamo chiedere un contributo ora, eh? Dice. e invece devo essere sincera che tutto sommato pensavo peggio perché sono stati tutti veramente carini certo. hanno creduto in noi e, e questo mi ha fatto molto piacere sono molto contenta di questo eh, a questo proposito voglio ringraziarli tutti dal primo all'ultimo in particolare in particolare voglio salutare e ringraziare Amia che è uno sponsor che da diversi anni diciamo, ci segue e ci sostiene, uh, a livello tecnico il negozio Evolution Sport e um, il centro fisioterapico di Linda Tosi. Um, non da ultimo, perché forse perché sono una donna lo so, però i, i fiori di Valentina Fiori di Carrara che quest'anno ci ha fatto dei mazzi meravigliosi, quindi vedere queste atlete donne premiate con questi mazzi colorati hanno reso diciamo, ancora più bella l'atmosfera. Uh, a parte questo, le cose diciamo, che riguardano il marketing più o meno sono andate come, come gli altri anni. Io per quello che riguarda questa non edizione, questa edizione speciale, lo voglio dire all'italiana, uh, mi ha lasciato senza parole, nel senso che per me non avevo mai visto una gara di questi livelli in pista e mi ha dato delle... Veramente, in pista uno se la godo di più perché abituati alla strada dove si ad arrivare e partire. No. Il mio problema poi è che io mi occupo sempre delle premiazioni. Cosa succede? Che siccome la, la partenza non è, non è mai dove l'arrivo, quindi la partenza non l'ho mai vista in tutti questi anni, certo. la, la vedevo post e l'arrivo lo vedevo, però comunque dovevo sistemare le certo. mie cose, non, non ero mai attenta, non ero concentrata, diciamo, su e quindi mi sono sempre gustata poco. Diciamo, l'ho sempre vista, vista dopo. Invece, quest'anno me le sono proprio viste tutte, dalla prima, dalla prima batteria all'ultima. Quella femminile che sono veramente strepitose, la prima donna, mamma mia, a parte un fisico eccezionale, ma una leggerezza, un'eleganza veramente da. E la cosa che più mi ha, diciamo, mi ha colpito, mi ha, mi ha dato delle, delle emozioni veramente forti, è stata quando, quando Graziano Poli ha, ha presentato l'ultima batteria, quella dei top perché c'è stato veramente si è creato un'atmosfera, un clima che è anche indicibile in qualche modo sono questi, questi atleti venivano chiamati e presentati, facevano un allungo e a un certo punto quando è stato presentato l'ultimo, quando, quando è stato presentato Meucci c'è stato vabbè, una, un veramente un'esplosione un de, del campo scuola insomma dei de, de, de presenti, dei partecipanti eh, dopodiché è calato un silenzio veramente da brivido, infatti non, non mi vergogno a dire mi sono venuti i brividi, mi sono Ho detto ma è freddo no? L'emozione è proprio stato proprio, proprio bello. Insomma, era partito il momento della concentrazione, dovevano correre. Noi eravamo tutti, tutti lì. Eh, per Meucci, ma per, anche per, tutto, per tutti gli altri, perché, comunque quando vedi questi atleti di questo calibro, mh, alla fine sono, cioè, sono tutti sono tutti top. Sono tutti, sei contento per tutti se fanno il loro miglior tempo. Insomma. Certo, ti tifi, tifi. Per ognuno di loro certo, chiaramente. Per, ne, D Abbiamo visto la coppia della Casone Noceto, Vincenzo Agnello e, e Quazzola, Italo Quazzola, 29.42 e 29, 42, 36, naturalmente sono arrivati quasi insieme, Paolo Zanatta delle Fiamme Oro, eh, terzo in questa eh, quarta serie e scusate se poco mi viene da dire perché insomma, già questo podio farebbe invidia a qualsiasi corsa podistica medio, medio -alta, di medio alto livello. Allora, poi ci avviciniamo naturalmente al momento che aveva descritto appunto Romina, quello della partenza, della presentazione naturalmente della gara eh, più attesa, la batteria, la serie anzi, in questo caso dei migliori eh, dei 10.000. Graziano, qui avevi preparato come tuo solito, abbiamo sentito, abbiamo già anticipato la, la presentazione e il pubblico ha risposto. No? Sì, è stato veramente per me un piacere. Insomma, mi emoziono eh, anch'io personalmente quando andiamo a fare questa, queste presentazioni. Eh, negli anni, anche grazie insomma, a te e altri speaker, insomma, ho cercato un po' di, di prendere il meglio via. E quindi appunto, presentare questi atleti è stato veramente emozionante. Voglio sottolineare che su, mh, sui giornali, sul, eh, su Facebook e quant'altro, per giorni ha girato una foto dove in tre si abbracciavano, era Paolo Zanatta, Italo Guazzola e Vincenzo Agnello, appunto i primi tre della serie dei 30 minuti. E questa è una bella immagine, perché appunto un abbraccio di loro tre che si abbracciavano per cosa? Perché tutti e tre avevano fatto il loro personale sulla distanza. È stato veramente vedere che abbiamo lavorato tanto per gli altri, nel senso che abbiamo creato questa gara appunto per fare il tempo a questi ragazzi. Questa è la serie top, la serie come vedi appunto... Tanti ragazzi di colore, un solo bianco. Il Corsi che svetta al centro gruppo, esatto. lo vediamo, è più alto. E degli altri. Un po' più indietro, anche Yassin Rashik, che è un marocchino italianizzato, che ha corso un 29-20. Qui in questo caso avevamo un po' stata anche la gara. Perché il primo, ora mi sfugge il pettorale, quello con la maglia nera, aveva il compito di essere la famosa lepre, la famosa andatura. Doveva fare il suo compito per 4-5 km, L'ha fatto, devo dire, per 3,5 chilometri. E poi al comando si sono alternati il Pettorale 78 che poi è un ruandese che ha vinto Castelbuono nel mese di luglio, e i Raparuta, eh, il nostro tiongic del parco Buone che ha dato una gran mano a Meucci. E appunto fino al quarto o quinto, quinto chilometro devo dire, procedevano nell'andatura regolare: il passaggio, perché poi i passaggi devono essere regolari a un certo tempo a giro, precedevano un, un minuto e sette, un minuto e otto a giro questo fino al sesto chilometro andava tutto che in pratica la gara doveva essere chiusa appunto anche da Daniele intorno ai 28 minuti al sesto chilometro e qui è stato, ecco qui è il momento che Daniele sta perdendo qualche cosa al sesto chilometro è stato il momento devo dire per noi perché noi insomma si favamo tutti i Meucci più brutto per, per Carrara perché a un certo punto lo, lo stadio la pista atletica eh, ci siamo usciti e Meucci appunto aveva abbandonato la competizione da lì la gara è continuata, anche perché insomma, gli altri campioni, tipo i appunto Dion Gic e gli altri, di Ravaruta corso in 28 minuti, quindi è stata bellissima, bellissima ugualmente la gara. L'addio dell'abbandono di, di Meucci, diciamo così, ha un po' penalizzato il tifo no, per, per noi italiani. E niente, e devo dire che è stata veramente una grande gara e come diceva Francesco, noi se... Siamo disponibili anche per riproporci anche in altre edizioni, per mettere, diciamo così, come viaggine lo striscione, la passione, la passione va di corsa, è il nostro motto della Stracarrara. E naturalmente si lavorerà, come tu giustamente hai citato, con la FIDAL Toscana, Massimiliano Sant'Angelo, segretario, che poi è un segretario sui generi, se l'abbiamo detto anche quando era in studio qui presente, perché un tecnico, siamo abituati a una figura come era Riccardo Ingallina un po' più burocratica, fra virgolette, e comunque insomma questo è l'arrivo di Rabaruta eh, 28,03 e 57, poi via via gli altri, e grandissima gara, grandissima eh, manifestazione. La conclusione a Francesco, una, una, un, come dire, un riassunto finale, un bignami? Sì, è stata... Una veramente un'edizione speciale che ci ha regalato forti emozioni. Come e... se ti interrompo, come abbiamo sentito, come ha detto anche adesso Graziano e come hai detto tu stesso, ci vogliamo riprovare. Sì, eh, ci vogliamo riprovare su questa strada perché eh, penso che mm, ci ha regalato delle forti emozioni. Noi che, la, che poi facciamo queste cose con passione abbiamo bisogno di, questi, di queste emozioni che sono quelle che ci ripagano per per sacrificarci tutti i giorni diciamo e quindi eh, che alla fine non sono sacrifici ma, ma appunto sono cose che si fanno con piacere per mettere appunto gli atleti nella condizione migliore come abbiamo fatto quest'anno per, eh, per fare la loro performance ottimale e allo stesso tempo portare appunto a Carrara delle manifestazioni di, di livello. Allora, Graziano, approfitto anche della tua presenza che sei sul pezzo, fra virgolette, anche in questa organizzazione. Lucca Domenica, mezza maratona, la mezza maratona che si prospetta come la più partecipata fino a questo momento in Toscana. Sì, mh, faccio una parentesi, la più partecipata in Toscana in questo caso è stata la, la mezza maratona Wisp di Firenze di sì. Città. Eh, io ora stiamo parlando di una mezza maratona. Sotto leggi da FIDA, Fida. Con il, con eh, Sì, domenica lunga. Dopo ufficiale, risultati ufficiali. Do delle coordinate per chi non l'avesse ancora fatto. 1600 persone si sono già iscritte e questo veramente a noi ci fa un grande, grande piacere. C'è sempre la possibilità di iscriversi online entro domani sera alle 22 e tutto il giorno sabato direttamente a Villa Bottini e quindi ecco, eh, noi a Lucca siamo pronti per un bel evento sperando, in questo caso le condizioni meteo sembra che siano un po' a nostro favore sono un po' cambiate sperando appunto sì perché nel... sembrava dovesse piovere esatto. sperando nel bel tempo eh, ritornando alla nostra e eh, devo dire perché poi a volte appunto si ringrazia e a volte ci si dimentica di qualcuno due ringraziamenti le voglio fare in modo particolare uno All'Atletica Casone, la società che diciamo con noi, col Parco Alpiapuane, c'è un po' una sorta di gemellaggio. Eh, noi un anno andiamo appunto in, a correre in Emilia e un anno loro vengono a Carrara. E questo sicuramente l'Atletica Casone, la blasonata società emiliana, ha portato al via grandi, grandi campioni. Ci hanno promesso, in questo caso magari Pellegrini e Romina me lo confermano, che se prossimo anno riseranno nuovamente a Carrara, ritorneranno da noi e quindi sì. questo ci fa enormemente piacere. Un altro ringraziamento particolare lo devo fare ai giudici della federazione, erano in tanti, non è facile non è come facile. pensai contare i giri, doppiati e quant'altro, ma loro sono stati veramente professionali. Grazie ancora e un grazie particolare e poi concludo perché appunto a volte ringraziare qualcuno si rischia di non ringraziare altri, a Isolina e Mazzoni e a Luigi Gianni perché come ben vedi loro si posizionano anche dall'altro, Luigi ha la sua scaletta. Sono Veramente bravissimi, lavorano ovviamente in un grande sintonia, questo devo dirlo, e si percepisce. Grazie ovviamente ancora. sono marito e moglie, ma non solo, perché hanno anche un particolare affiatamento. Li ringraziamo sempre. E Francesco, vuoi dire una frase finale? Mi sembrava che tu eri in procinto di, se no? Ma concluderei con il nostro moto, la passione va di Vai. corsa, si è visto appunto nelle emozioni che abbiamo abbiamo percepito da questa bella manifestazione che ci ha lasciato e ancora adesso viviamo e mi avvicino allo stesso ai ringraziamenti che ha fatto Graziano vorrei ricordare anche Daniele Menarini un ringraziamento particolare ah, che beh, certo. è venuto a Carrara e questo ci ha onorato della sua presenza Allora alle 22.55 e 36 secondi vi lasciamo tornare a Carrara perché ve lo meritate il viaggio non è brevissimo qui dalla zona di Firenze Prato Campi Bisenzio che dir si voglia e ci vediamo qualche consiglio e poi passiamo ad un altro grandissimo evento, Mariglia Run e la Marcia delle Ville. Andiamo a vedere intanto qualcosa dalla regia. Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri training golf in località di mare e montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di Via Fra Giovanni e Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! Runners e Benessere, la tua rivista che ti aggiorna ogni mese su quello che succede in Toscana e non solo classifiche, le prossime gare e tanti articoli tecnici. Abbonati alla rivista che parla di te o regala un abbonamento a Runners e Benessere. Trascorriamo insieme anche il prossimo anno. Buone corse con Runners e Benessere. Eccoci qua, tornati in studio 2257 per questa puntata di Runners, via con le immagini da Marlia Mariglia Run, anche in questo caso la gara sui 10 km però naturalmente su strada competitiva il sabato, sabato 29 aprile, poi vedremo anche la Marcia delle Ville con questa valanga consueta di partecipanti, ma per valanga intendiamo una vera e propria valanga perché siamo sull'ordine delle decine di migliaia di partecipanti, poi saremo ancora più precisi, Ruggero Taddeucci eh, ci introduce naturalmente un po' il coordinatore dell'organizzazione, dell anche qualcosa di più, Ruggero allora due giorni facciamo subito un bilancio, come sono andati alla grande, dai numeri mi sembra di aver visto già questo. Sì, buonasera a tutti, due giorni bellissimi intanto, finalmente il sole è arrivato già perché voi avevate questa sì. cosa che <ride> no. almeno per due no, edizioni siamo abbonati alla pioggia però quest'anno evidentemente le nostre preghiere sono state ascoltate sono stati due giorni bellissimi dal punto di vista del meteo e i risultati si sono visti intanto eh, adesso stiamo vedendo le immagini della partenza della Marilla Run è una, una Marilla Run cresciuta perché eh, quest'anno abbiamo avuto circa 360 arrivati eh, Su una iscrizione di circa 400, quindi un bel incremento per quella che è una manifestazione giunta alla quinta edizione. Una manifestazione voluta fortemente dal nostro gruppo sportivo, che va a, a completare quello che è un weekend che ruota attorno all'evento principale che è quello della Marcia delle Ville. Una Marilla Run, eh, direi anche con un ottimo eh, successo dal punto di vista tecnico, la vittoria di Daniele. Benista, che tra l'altro ha, ha il record il recordamento, eh, lo facevi CD. notare il, il, il mitico Kurovic, è sempre Kurovic. più mitico ormai perché resiste il suo record di 33-14, ci è andato vicino, possiamo subito anticiparlo: 33 e 32 per Daniele. Che tra l'altro sta tornando sempre più in forma ora tesserato per la Virtus Luca, al di là di questo, insomma. Eh, lo, vedo, lo vedo in crescita, in progresso, insomma, nonostante che abbia già fatto moltissime vittorie in carriera. Sì, quindi una, una gara importante, a livello femminile la vittoria è andata prima e secondo posto assoluto a due ragazze, non ricordo i nomi, mi... sì, Rosa Alfieri e Isabella Morlini, entrambe dell'Atletica Reggio. L'Atletica dell Reggio, quindi, quindi la, prese... la presenza di due persone arrivate dall'Emilia. Ma... Esatto. Altre, altre persone da fuori regione o che si trovavano in Toscana che comunque hanno eh, avuto l'informazione di questa gara, quindi eh, un evento eh, che ha dato eh, segnali di crescita, non solo nell'ambito dell'atletica eh, toscana, ma anche con appunto, presenze che arrivano da fuori regione. Quindi a noi fa, fa veramente molto, molto piacere. Andrea Lorenzetti, che cosa vogliamo aggiungere a questo? A questa introduzione, perché per ora poi dobbiamo entrare ancora nel vivo, eh, di questa due giorni, le immagini anche in questo caso sono di Solina Mazzoni. Eh, che cosa aggiungiamo tanto per cominciare? Ah, aggiungerei il, il fatto che c'è cioè, una crescita costante, piccola ma costante ogni anno, c'è un interesse sempre maggiore perché è una corsa che è partita in, in sordina. Sì, perché eh, L'evento principale era quello della domenica. Eh, quando partimmo, che fu buttata dentro, tra l'altro, ero le prime volte che mi affacciavo al mondo degli anni perché venivo dal calcio amatoriale quindi, tutto un altro mondo. Ho fatto un bel salto sì, in, e mi positivo, dentro, direi. insomma, Posso dirlo? Pens, Ho pensato al percorso perché non, non conoscevo i percorsi, quindi non avevo neanche un'idea di come erano. E invece, sono contento perché dopo cinque anni sento apprezzamenti positivi di questo percorso che non è. Pianeggiante è un po' ondulato, c'è una salita di 700 metri dopo 3 km e dopo c'è un, un po' movimentato. Quindi è ideale per, per, per allenarsi e per altre corse. Tra l'altro, a, a una distanza di una settimana da, da Lucca è ideale che, per chi vuole provare la gamba per, per fare il tempo sulla mezza. Esattamente. Tra l'altro, allora, diciamo Marlia Ruggero, inquadriamola per chi non la conoscesse. Siamo nella zona di Montecatini. Che cosa eh. vogliamo dire? No, Marlia è nel, chiaramente a, a 8 km da Lucca, vicino alle colline, che, del, le colline a nord della piana di Lucca, mm, okay. è raggiungibile dall'autostrada con l'uscita di, di Lucca di, o di Capannori. Niente, quindi la, la posizione è favorevole, poi lo vedrete fra poco quando inizieranno le immagini da e Marcelleville, perché è eh, tanto vicina appunto a queste colline, quindi anche chi vuole allenarsi ha la possibilità di fare piano e, e collina, sterrati, non sterrati, asfalto. E poi perché appunto è, è costellata eh, nei dintorni di queste meravigliose ville che poi vedremo, vedrete tra poco. Tra l'altro voglio aggiungere che eh, Andrea Lorenzetti è l'ideatore del percorso, un percorso che piace, ma è anche l'ideatore del percorso della Luca Alf Marathon, perché è stato lui a disegnarlo la prima volta, quindi una persona che si è avvicinata al podismo, ma che poi, a mio avviso, ha, fatto, ha saputo fare due interessanti percorsi, sia questo, ma anche quello della mezza di Lucca di domenica, che, come ha detto Graziano, sta crescendo, noi saremo, io sarò a, al pezzo anche domenica in veste di socio Luca Marathon, ormai dall'inizio, dall fondatore, eccetera. Eh, sì, sì, la famosa maratona che ebbe tra l'altro il nubifragio anche in quel caso, <ride> ma che è rimasta storica proprio per le difficoltà e per l'eroismo degli atleti che l'hanno fatta anche con, con discreti tempi. Allora, andiamo con gli altri ospiti, perché poi qui dovremo andare, poi dopo abbiamo due, una coppia per il Nordic Walking, ma la sentiremo più avanti. Io direi di andare. Con eh, Caterina Ferroni che ci racconta un po' che lei tra l'altro l'ha la, la, anche corsa questa, sì. questa gara e quindi ci dà un po' di sensazioni eh, del percorso di quali sono le difficoltà, ce le descrive un po'. Eh, buonasera, io la Marilla Lan l'ho corsa perché fa parte da cinque anni fa parte del Criterium Podistico Toscano. Quest'anno era la seconda prova. E facendo il criterio un po' di stico toscano l'ho corsa non, non sono stata dietro all'organizzazione e, e intanto qui vediamo appunto sì. Del Nista Le, che chiude in 33-32 come detto poi Giamali 20, eh, 34 207. Isham Midar eccolo qua subito dietro con la maglia bianca 34-49 poi Domenico Passoello, Stefano Simi e Via via eh, arriveranno gli altri. Il quindicesimo sarà Roberto Cardosi, primo dei veterani in 37.06, poi 25 assoluta Rosa Alfieri, la vedremo eh, più avanti. Posso eh, dire che è una gara molto premiata. Ecco poi ci dici molto, anche queste cose che sì, queste eh, retroscena. So, sì, è molto premiata, ha un, dietro un, un budget un, cospicuo. Eh, si vede. Si ri, per, eh, le premiazioni però vanno in base al seguono il calendario del criterio un podistico toscano, se, e quindi ci sono varie categorie, sono, mi sembra 6 o 7 categorie, ci sono gli amatori maschili, e i senior maschile che sono una categoria che va dai 40 ai 49, i veterani maschili che vanno dai 50 ai 59 e gli argento. Maschili. Poi ci sono tre categorie femminili e sono gli amatori che vanno dai 18 ai 39, e la senior dai 40-49, e la categoria ladies che va dai 50 in poi. E infatti, ci sono Io. varie categorie anche femminili mm. che quindi sì. consentono. Di, di, di avere dei podi anche a sì. quelle che sono arrivate, magari subito dopo, insomma, non le primissime. Andrea, vogliamo aggiungere qualcosa? Questa, questa corsa la organizziamo insieme ad altri gruppi perché non ce la faremmo e quindi non possiamo non nominare che sono il GS Antraccoli, ecco. nella figura di Raschioni Giancardo che ci dà la grossa mano a, a, diciamo, a predisporre anche tutti i volontari sul percorso e poi c'è il gruppo GS Cologno di Compito e il GS Canapino che ci danno il numero di volontari sufficienti, che si parla di 35 persone che sono sul percorso perché ci sono diverse, per fermare un po' le macchine e il traffico locale, ecco, sono importanti anche l'aiuto degli altri gruppi. Che abbiamo il caso Alfieri che aveva vinto e ha chiuso come diciamo in 38-37, prego, prego. No, e va bene, voglio ringraziare questi gruppi che ci hanno dato una mano veramente in maniera concreta e qui poi Isabella Morlini e poi abbiamo visto anche la terza che è la nostra Rachele Fabbro dell'Ammari che è terza assoluta in 39,53 e qui andiamo adesso con eh, il giorno dopo andiamo con le immagini adesso a domenica la marcia delle ville la marcia delle ville che ha tutto un altro tono in qualche, in qualche maniera no? Ruggero qui prevale l'aspetto spettacolare turistico che dire? Qui lo vediamo. Eh proprio... Sì, basta vedere questa <ride> basta vedere la immagine, è, la, è il tratto in cui si esce dalla Badiola per entrare poi nella Villa Reale. Basta vedere da questo primo piano eh, che cosa significa Marcia delle Ville. La Marcia delle Ville, hai detto bene tu, è, una, è un evento ormai eh, di, di passeggiata all'aria aperta. Si corricchia, ma soprattutto si passeggia, si sta insieme, famiglie, scuole, bambini, eh, in un contesto, quello delle, appunto paesaggistico, eh, direi unico. Io credo che veramente eh, quest'anno abbiamo eh, avuto l'ulteriore riprova di che cosa significa questa marcia, camminata, passeggiata, chiamiamola un po' come, come volete. Eh, Qui riprendo una tua <ride> battuta di inizio trasmissione quando non ti ricordavi il numero delle trasmissioni. Eh, noi non sappiamo eh, realmente dire quante persone c'erano, eh. tant'è stato l'assalto che abbiamo avuto eh, sia nei giorni precedenti che la mattina stessa. Noi, quello che vi posso dire è che eh, 15.000 pettorali sono stati venduti tutti, che la mattina siamo riusciti a tamponare. E le, le centinaia di persone che erano presenti, eh, alcuni sono andati sui percorsi senza il pettorale perché non hanno voluto fare la corsa e ahimè non sono potuti entrare nelle ville, questo perché da un paio di anni abbiamo appunto previsto un servizio di sicurezza, non, non vogliamo essere eh, così duri verso, verso il podista, verso l'amatore. La, 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 però eh, ahimè eh, ci sono, sono verificati dei casi spiacevoli qualche anno fa e quindi eh, noi, non, eh, noi, siamo, noi dobbiamo prevenire e, e quindi all'interno delle ville va chi è della corsa. Questo poi non significa che non può succedere niente, anche quest'anno un, un episodio spiacevole è, è avvenuto. E, e quindi numeri, numeri incontrollati eh, che però ci portano con eh, calcoli più o meno veritieri a dire che su Marlia erano presenti oltre 17.000 persone. Ecco, questo ti, 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 ti perseguo, ti conseguo anche la battuta sulla battuta, quando ci sono grandi numeri a volte si perde un po' è il conto, è, è effettivamente sì. è così. Allora qui insomma paesaggi e immagini bellissime, nonostante appunto come tu dicevi la gente la vediamo, molti se la prendono tranquilla, come è giusto anche che sia e come è anche bello che sia, perché poi non è che per forza se si parla di podismo si debba sempre per forza correre al massimo eccetera eccetera, fare i record, è bello anche questo aspetto. Un altro aspetto che era insito nella manifestazione è quello del nordic walking, questa disciplina che sta avvenendo, proviene dai paesi nordici, correggetemi se sbaglio, e che è un emblema della salute insomma un po' possiamo dirlo. Qui abbiamo Giovanni Monello insieme a Gabriella Bettello, Giovanni allora raccontaci questo inserimento tu sei tra l'altro ufficiale Federazione Italiana di Atletica Leggera, sezione Nordic Walking, lo vediamo anche dall'abbigliamento, dalla tuta eh, che hai indosso e con le quali vi vediamo. Allora dacci un sì. po'. Sì, buonasera a tutti, ringrazio prima di tutto Ruggero Taddeucci che ha creduto a questo sport e quindi l'ha inserito già da qualche anno nella, nella loro manifestazione. Noi siamo già Direi che ci sta, da un... bene, eh, da ci sta che benissimo perché siamo comunque eh, veniamo qua, dal vedi? cammino. Il nostro è un cammino con un utilizzo del corpo praticamente totale, e i bastoncini ci permettono di usare tutto il corpo, anziché sono prevalentemente le gambe. Noi facciamo parte della scuola italiana Nordi Walking, e federazione italiana, eh, a, che abbiamo avuto il riconoscimento proprio dalla FIDAL, quindi siamo istruttori FIDAL. Eh, quindi, Quest'anno abbiamo guidato i due gruppi sulla 10 km e sulla 16. Allora passo anche la parola a mia moglie che ha guidato la 16. Ecco, e poi ci dite anche come si fa per contattarvi, per saperne di più. Allora, ehm, siamo stati particolarmente entusiasti eh, di questa partecipazione. Ringraziamo eh, Ruggero per averci invitato anche quest'anno il nord di è uno sport che si può praticare ovunque dicono però è meglio che ci siano certi tipi di terreno allora soprattutto lo sterrato eh, pendenze ma non sopra l'8-10% eh, poi non guasta avere anche dei paesaggi indimenticabili come <ride> certo. quelli che stiamo vedendo e la marcia delle ville è un po' il connubio di tutte queste particolarità eh, noi abbiamo visto che poi negli anni i percorsi sono stati migliorati, quest'anno erano spettacolari, devo fare i complimenti all'organizzazione perché eh, veramente per chi camminava nord di Quokino, a passo anche eh, libero eh, erano assolutamente fantastici. Per quello che riguarda la 16 km che ho fatto con il mio gruppo ho portato istruttori di Nordic Walking di anche di altre città eh, che non conoscevano questa marcia, ne sono rimasti particolarmente colpiti. Eh, contiamo l'anno prossimo una ancora maggiore partecipazione. Telegraficamente dove vi troviamo? Dove allora, vi noi operiamo in tutta la Toscana. Siamo, diciamo, operiamo prevalentemente a Firenze, abbiamo come base a Firenze, e abbiamo, siamo Nordic Walking Active Toscana. Eh, non è facile pronunciare questa, eh, questa società, però Nordic Walking Active, perché siamo attivi in tutta okay. la Toscana e appunto toscana perché parte... abbiamo la particolarità di avere eh, un calendario eh, annuo... di attività annuale particolarmente ricco e prendiamo parte a diverse eh, manifestazioni podistiche, crediamo in questo, spo... in questo sposalizio. insomma. Benissimo, quindi abbiamo capito come fare, quindi c'è questo abbinamento, ci si inserisce in una manifestazione e si fa a questa, questa partecipazione. Allora chi vuole dare le conclusioni tra Ruggero, non lo so, e poi dobbiamo anche dare l'appuntamento direi ai prossimi appuntamenti, a parte Lucca, la mezza di sabato di domenica prossima, poi prossimi eventi da voi organizzati. Ruggero. Ah, sì, eh, i prossimi eventi da noi organizzati, la 42esima, no, noi faremo una piccola marcia di beneficenza a settembre, ma il nostro... La nostra testa è già mh, sul 29 di aprile del 2018, quando si correrà la, si, si, ci sarà appunto la 42esima edizione. Eh, siamo convinti di andare avanti, ma siamo altresì convinti che prima bisogna rifare un passaggio un attimino con chi eh, deve essere di supporto. Eh, al di là dell'immensa eh, soddisfazione per quello che è successo domenica scorsa, Um, ci sono ancora cose da migliorare è vero eh, tutti i commenti che arrivano sono eh, bellissimi eh, bellissima giornata bellissimi posti ottima organizzazione io dico che si può ancora migliorare ma per farlo a questo punto visti i numeri che ancora una volta abbiamo certo. sviluppato, ha sviluppato noi abbiamo bisogno che chi ruota attorno e mi riferisco agli enti eh, soprattutto da un punto di vista logistico di supporto in termini materiali e di risorse umane eh, ci, ci, ci fornisca maggior supporto perché così è veramente difficile. Cioè, devono capire che poi voi siete anche una risorsa per il territorio perché portate già... Beh direi insomma. proprio di sì, mi introduce un in altro aspetto che secondo me è il più bello di tutti. Noi quest'anno abbiamo avuto oltre ai podisti, oltre ai Marliesi, oltre agli appassionati, tantissime persone che sono giunte da fuori Regione a testimonianza che il lavoro di promozione paga e tantissimo ma soprattutto anche tanti stranieri. Siamo stati contattati nei giorni precedenti dall'ufficio del turismo di Lucca, un, quello che ha sede in Piazza Le Verdi, dicendo portate pettorali, portate volantini perché gli stranieri che sono in città vi hanno visto, vogliono venirli. Quindi la marcia sta veramente diventando un evento di promozione. Noi vogliamo che, che sia così, eh, però chiaramente eh, c'è bisogno a questo punto anche dal punto di vista logistico, organizzativo, di un supporto maggiore ringraziamenti chiaramente prima di tutto a tutte le persone che sono venute ai marciatori, ai podisti perché sono loro la prima nostra grande risorsa e sono loro che ci rendono orgogliosi ci danno la spinta ad andare avanti eh, gli enti che ci hanno supportato anzi l'ente perché alla fine quattro luoghi ma chi ci dà una mano eh, è brutto dirlo ma se si toglie il Comune di Capanno gli altri luoghi sono lì per eh, evidentemente solo loro, loro visibilità eh, i volontari quelli che sono stati presenti circa 350 tra noi dell'organizzazione e gli altri, senza di loro noi non potremmo mai pensare di mettere in piedi una cosa del genere e poi eh, gli sponsor, gli sponsor che ci hanno aiutato, mi si è permesso di citarne uno che è quello che si distingue, eh, l'industria cartaria e tronchetti e, e a proposito di sponsor eh, mi rammarica molto sapere che eh, importanti eh, nomi, eh, banche anche, nel territorio siano completamente assenti di fronte a un evento come questo. Lo dico con molta tranquillità perché credo che un evento del genere, che muove numeri del genere in un contesto così particolare, qui non stiamo parlando della semplice marcia podistica, con tutto il rispetto per le marce podistiche a cui noi partecipiamo tutte le domeniche, ma si sta parlando di un evento che è un punto di riferimento sì, quadrato, come eh, numeri, turistico, certamente. promozionale del territorio. Io su questo credo molto, credo di non dire eh, fesserie, ma è la realtà. Chi domenica era a Maglia ha potuto constatare che cos'è realmente la marcia delle ville quando le condizioni ci sono. E l'abbiamo visto anche nelle nostre immagini. Grazie mille, grazie mille, in bocca al lupo e naturalmente speriamo che. di aver sensibilizzato ancora di più coloro che ci hanno ascoltato, soprattutto chi di dovere. Allora, eh, due comunicazioni per quanto riguarda invece, adesso andiamo a... A parlare dei prossimi eventi, si comincia eh, nel, tra quelli che, che dobbiamo citare: con la notturna di San Giovanni del 17 di giugno, sono aperte proprio un'ora fa le iscrizioni online, un'ora prima di andare in onda, e, e quindi sul sito www.finanziamarathon.it si può già effettuare l'iscrizione online, poi prossimamente verranno effettuate, verranno eh, aperte anche le iscrizioni nei vari punti di raccolta materiali. E poi ancora attenzione perché scatta fra eh, dieci giorni, a partire da oggi, la fascia della tariffa della Maratona di Firenze del prossimo 26 di novembre. Quindi attenzione alla scadenza del 14 di maggio perché poi c'è l'iscrizione maggiorata. Andiamo a Calenzano invece con un evento che appunto sta per arrivare, eccola qua, quarantesima edizione del Trofeo Podisti di Calenzano, il percorso in queste immagini e la manifestazione ce la descrive Massimo Calamini e ci dice un po' quello che bolla in pentola e intanto la data anche. Sì, buonasera, buonasera a tutti, e la data, è... allora innanzitutto eh, siamo alla quarantesima edizione del Trofeo Podisti Calenzano per cui eh, un bel traguardo insomma, per la nostra associazione eh, la data è il prossimo 14 di maggio e la novità di quest'anno sarà mh, la partenza, il ritrovo e la partenza presso il nostro impianto sportivo lo stadio Magnolfi di Calenzano in Via delle Prata eh, infatti è anche per questo che eh, quest'anno il percorso eh, si allungherà di circa un 2 km mm. e 300 metri. Proprio. Quindi passa? A... E Ma... passa a 15 km e 3. 15 km mm. e 3, quindi già una distanza importante. Importante, importante è... anche perché il percorso è anche un percorso. No, abbastanza tecnico eh. impegnativo già di per sé, per cui eh, eh, la, la parte che abbiamo appena visto. Infatti, è la parte che si aggiunge al percorso sì, sì, iniziale al centro di Calenzano. Che qui nel centro di Calenzano, appunto, siamo già sul percorso quello, ori originale, originale eh, esatto. diciamo degli scorsi. Allora, anni. quindi ripetiamola però, subito sottolineiamola sì. bene: si parte dallo stadio, parte dallo stadio, stadio pista di Calenzano, atletica, insomma, dalla pista per... atletica. E il campo sportivo Magnolica. Olfi di Calenzano l'appuntamento per il 14 maggio. Eh, qui siamo dove inizia il primo, eh, la primo inizi tratto salire, di difficoltà. La quando si sale sulla collina di San Donato Con la chiesa. Eh, dove, peraltro insomma, si può ammirare anche già da qui. Un bel panorama. Si passa di fianco alla chiesa di San Donato dove c'è tra l'altro subito dopo la chiesa la deviazione per eh, chi fa poi la gara non competitiva che ridiscende poi verso il colle qui eh, invece si prosegue diritto verso sempre la zona del colle eh, che anche qui insomma uh, uno scenario bellissimo e come strade uh, quasi totalmente prive di traffico sì, perché sì. sono so, strade secondarie eh, addirittura e, niente, in, questa, in questa gara che organizziamo, eh, c'è la classifica anche qui che si rifà un attimo al criterium eh, podistico-toscano. Eh, che prevede appunto la categoria amatori eh, divisa in due fasce. Eh, questo l'avevamo fatto un po' per dare più possibilità a, di, di premiazione. Insomma, perché, insomma Per non penalizzare proprio i più anzianotti. Diciamo. Sì, anche, anche soprattutto. Eh, qui siamo all'altezza dell'ottavo dell chilometro circa, quando si inizia leggermente a ridiscendere. Eh, Quindi, qui le... come si vede c'è un po' di diaino Sì, il percorso appunto è un misto tra sterrato. Però uno sterrato eh, molto percorribile, insomma, non ci sono pietre o, o discese particolarmente insidiose. Eh, diciamo insomma è tecnico come percorso però insomma abbastanza fattibile dai sì, 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 no, no, lo vediamo, tra l'altro insomma è anche bello magari perché proprio sì. sei senza traffico. Sì, sì. Ci tengo a ringraziare innanzitutto il Presidente Marino Baldini per avermi concesso. Sì, perché la non l'abbiamo ma l'organizzazione dell'Atletica Calenzano, ma era implicito. Sì, certo, dire. certo, implicit, anche dalla felpa insomma, eh, ecco, se possiamo e... allargare <ride> in si vede. Il nostro maggior sponsor che è la Nuova Jolas che ci sostiene in tutta l'attività attività della scuola di atletica leggera che abbiamo e che ci sta dando insomma delle grosse soddisfazioni da qualche anno a questa parte con i nostri giovani che, eh, diciamo, si affacciano alla ribalta insomma de, tra le prime società dell'atleta toscana. Insomma. Sì, poi ora eh. lo vogliamo dire anche se cioè, non è bello sì. porre l'accento, ma insomma, avete anche una stellina nascente. Sì, 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 no senz'altro, bella... senz noi ci teniamo certamente eh, comunque a dare risultati. Salto a tutti i nostri atleti, non vogliamo che Infatti, la cosa è sempre stata la filosofia essere, anche eh, del sottoscritto e di questa trasmissione: sì, in effetti Quindi sono tutti alla pari. Sì. L'altra collaborazione importante che, che ci sostiene da tre anni è eh, il caffè pasticceria Caffè Neri, eh, infatti questo è anche il terzo trofeo eh, Caffè Neri, ricordiamo Simone Bellesi, pasticcere ufficiale della Fiorentina, eh, che cioè, ci dà un notevole aiuto nella realizzazione dei pacchi gara con la fornitura dei, dei famosi cantuccini di prato artigianali e un'altra azienda, la Proaction, eh, azienda di integratori per lo sport eh, che, di, cui purtroppo, no, purtroppo, di cui ci aiutano eh, nell'attività sportiva, integratori, sali minerali e quant'altro eh, voglio ricordare che volevo fare anche complimenti insomma, al nostro gruppo podistico che di recente eh, ci, eh, si è piazzato primo classificato a punteggio alla ultima mezza maratona di Firenze, un risultato storico per l'Atletica Lenzano. Eh, questo è il significato che si sta lavorando bene, che il nostro responsabile tecnico che segue eh, tutto il gruppo podistico sta facendo veramente un ottimo lavoro perché effettivamente eh, negli ultimi tempi quando si va a schierare eh, la squadra al completo riscuotiamo notevoli soddisfazioni eh, l'informazione che volevo dare è anche per le iscrizioni alla nostra, ecco. al quarantesimo Trofeo Podisti Calenzano eh, la mail infochiocciolaatleticacalenzano.it eh, comunque eh, il volantino diciamo, l'abbiamo diffuso largamente su tutte le pagine Facebook, eventi su Facebook, eh, il video che abbiamo appena visto è online su YouTube, eh, per cui insomma tutti i riferimenti diciamo, sono... Ripetiamo sono la data visibili. per l'appuntamento. La data è il 14, domenica 14 maggio eh, alle ore 7.30 l'appuntamento eh, presso e il campo sportivo Magnolfi a Calenzano. Vorrei ricordare inoltre Vai. anche eh, le altre due prossime appuntamenti organizzate dall'Atletica Galenzano che sono il ehm, 19 giugno il Trofeo della Misericordia, eh, la competitiva di 7 km e 2 che si snoda nel Parco di Travalle e il 30 luglio il Trofeo Alta Santerno eh, per la quale curiamo la, la logistica e la collaborazione eh, su, al, alla traversa. Va bene, avremo modo tra l'altro di parlarne perché tornerete a, a commentare quello che è successo nella manifestazione appunto del trofeo Podisti di Calenzano, quarantesima edizione. Grazie, grazie ancora, complimenti anche per il video che ci ha permesso... Di vedere anche il percorso e sono sempre positive queste novità. Allora, dove saremo con le nostre telecamere? Intanto, diciamo che la prossima puntata sarà tutta incentrata, tutta parte della prossima puntata sarà incentrata sulla Guarda Firenze che è appena. Eh, che si è appena svolta domenica scorsa a Firenze sul meeting eh, di Atletica Multistars che l'ha preceduta, tra l'altro, lo stadio Asics Firenze Marathon Stadium. E poi eh, saremo a, a Mercatale Val di Pesa il 7 di maggio per la prima edizione della Chianti Classico Marathon Trail. A Lucca ovviamente, ne abbiamo parlato anche prima per la quarta edizione della Mezza di Lucca. Eh, il 14 di maggio invece, come abbiamo detto, Trofeo Podisti di Calenzano, ma c'è anche Montespertoli la Mezza di Notte, che seguiremo anche quella con le nostre telecamere. Eh, poi il 21 di maggio, parliamo, anticipiamo, quello che succederà a Livorno, Cralla Viosa l'organizzazione Corri Primavera, il Trofeo Livornese e il Criterium Podistico Toscano dentro cui è inserita, competitiva di 13 km e 680, poi ci sono le non competitive di 3 km e 4 per la precisione, si parte alle 9 dal campo scuola, anche in questo caso quindi si parte è sempre meglio, è sempre gradita questa cosa, questa possibilità di partire da una pista di atletica e qui dove c'è un po' la logistica ancora migliore, un po' da, che, che, che magari non circono per strada, comunque insomma... Eh, senza nulla togliere agli altri, si sottolinea anche in questo caso, si parte dal campo scuola. Il sito internet di riferimento www.corriprimavera.altervista.org E allora noi ci salutiamo, ci vediamo giovedì prossimo, ci, vediamo, eh, ci avviciniamo sempre di più alla puntata celebrativa numero 700, 22.30 su Toscana TV in diretta, come sempre sono le 23.28 in questo momento, rivedete la puntata su, ovviamente su www.runners.it a partire già dalle prossime ore ciao a tutti, buonanotte buon proseguimento magari con i programmi di Toscana TV oppure fate quello che volete ma correte, allenatevi e poi ci vediamo in strada o in pista il sabato e la domenica ciao a tutti